Francesco Lorenzi, autore, cantante e chitarrista, Riccardo Rossi, batterista, Matteo Reghelin, bassista e Gianluca Menegozzo, chitarrista, componenti del gruppo musicale rock The Sun. Dopo una profonda crisi esistenziale vissuta individualmente, la svolta, l'avvicinamento al cristianesimo, in particolare il cambiamento personale di Francesco Lorenzi, piano piano coinvolge tutto il gruppo. Nel 2007, dopo una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati tra Europa e Giappone, ci siamo trovati di fronte alle grandi domande sul significato della vita, perché arrivavamo da un percorso di successi che però ci avevano svuotato. In quel percorso, ad un certo punto, mi sono reso conto che mancava la gioia, mancava la felicità, mancava la pace. E così, attraverso una grande introspezione, e ho cominciato veramente a chiedermi qual è il vero significato della mia vita, qual è il vero significato della musica, qual è il vero significato dell'amore. E dobbiamo partire sempre da delle giuste domande per trovare delle buone risposte. E lì è cominciato un percorso di evoluzione che poi è diventato un percorso di fede e di incontro con Gesù Cristo. E quando Gesù è entrato nella mia vita e poi nella nostra vita come amici, come fratelli, come musicisti, c'è stata una vera rivoluzione. E questa rivoluzione ci ha portati a vivere la musica e l'amicizia, la professione, non più solo come una professione, ma innanzitutto come una missione, una vera vocazione. E quante cose meravigliose ha portato nella nostra vita. Ogni volta, ogni strada, ogni sguardo. La svolta esistenziale della band ha anche cambiato radicalmente il modo di fare musica, come la coraggiosa scelta di comporre in italiano nonostante le esigenze del mercato discografico. Il pubblico è andato modificandosi ed oggi è bellissimo vedere che ai nostri concerti ci sono persone di tutte le età. Spesso ci sono bimbi, ragazzi della nostra età, persone più adulte, anche magari dei nonni, ed è bello perché è proprio una fotografia della vita, e allora questo ci fa vedere come la musica possa veramente unire tutte le generazioni, ed è la cosa più bella che ci potesse capitare.